Ricordate che i nostri genitori e i nostri nonni buttavano via la farina quando si trovavano gli insetti? E da sempre. 14 gennaio 2021. Insetti, ok dall'Europa Unita per il consumo umano, approvati per la prima volta i vermi della farina. L'EFSA ha dato parere positivo per il consumo umano di un primo insetto nell'Europa Unita. Si tratta dei vermi della farina, larve del Tenebrio molitor. I cosiddetti novel food sicuri per la salute umana ha stabilito che i vermi della farina sono un alimento privo di rischi, sia mangiati interi che sotto forma di farina essiccata. E così siamo arrivati al 3 gennaio 2023, dove si autorizza l'immissione sul mercato della polvere parzialmente sgrassata di Acheta domesticus, grillo domestico, col regolamento di esecuzione UE 2023/5 della Commissione, dove leggiamo al punto 3 che è stato accettato l'uso della polvere parzialmente sgrassata ottenuta da Acheta domesticus, grillo domestico, intero nel pane, nei panini multicereali, nei cracker, nei grissini, nelle barrette ai cereali, nelle premiscele secche per prodotti da forno, nei biscotti, nei prodotti secchi a base di pasta farcita e non farcita, nelle salse, nei prodotti trasformati a base di patate, nei piatti a base di leguminose e di verdure, nella pizza, nei prodotti a base di pasta, nel siero di latte in polvere, nei prodotti sostitutivi della carne, nelle minestre, nelle minestre concentrate o in polvere, negli snack a base di farina di gran turco, nelle bevande tipo birra, nei prodotti a base di cioccolato, nella frutta a guscio e nei semi oleosi, negli snack diversi dalle patatine e nei preparati a base di carne, destinati alla popolazione in generale. Punto 8. Sulla base delle limitate prove pubblicate sulle allergie alimentari connesse agli insetti in generale che collegavano in modo ambiguo il consumo di Acheta domesticus a una serie di episodi di anafilassi e sulla base di prove che dimostrano che Acheta domesticus contiene una serie di proteine potenzialmente allergeniche, nel suo parere l'autorità ha concluso che il consumo di questo nuovo alimento può provocare una sensibilizzazione alle proteine di Acheta domesticus. L'autorità ha raccomandato di svolgere ulteriori ricerche sull'allergenicità di Acheta domesticus. Rileggo. Il consumo di questo nuovo alimento può provocare una sensibilizzazione alle proteine di Acheta domesticus. L'autorità ha raccomandato di svolgere ulteriori ricerche. Quindi, punto 10. È pertanto opportuno che gli alimenti contenenti polvere parzialmente sgrassata di Acheta domesticus, grillo domestico, siano adeguatamente etichettati conformemente all'articolo 9 del regolamento UE 2015-2283. Ma torniamo al punto 3. Il 24 luglio 2019, la società Cricket One Co. Ltd., il richiedente, ha presentato alla Commissione, in conformità all'articolo 10, paragrafo 1 del regolamento UE 2015-2283, una domanda di autorizzazione per l'immissione sul mercato dell'Unione della polvere parzialmente sgrassata di Acheta domesticus, grillo domestico, quale nuovo alimento. E adesso al punto 13 il richiedente ha dichiarato che, a norma del diritto nazionale, al momento della presentazione della domanda deteneva il diritto di proprietà industriale e il diritto esclusivo di riferimento per quanto riguarda gli studi e i dati scientifici, eccetera, 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 e che l'accesso o il riferimento a tali dati e studi o il loro utilizzo, lo ripeto, o il loro utilizzo da parte di terzi non può essere legalmente consentito. Quindi solo la società Cricket One Co. Ltd. può operare? Infatti al punto 14, di conseguenza per un periodo di 5 anni a decorrere dall'entrata in vigore del presente regolamento, solo il richiedente dovrebbe essere autorizzato a immettere sul mercato dell'Unione la polvere parzialmente sgrassata di Acheta domesticus, grillo domestico, l'abbiamo imparato tutti e tutte. Se non sapete cos'è il monopolio, ricordate monopolio di Stato e documentatevi. Vediamo anche l'allegato al punto 2, l'etichetta dei prodotti alimentari contenenti polvere parzialmente sgrassata di Acheta domesticus, grillo domestico, indica che tale ingrediente può provocare reazioni allergiche nei consumatori con allergie note ai crostacei e ai prodotti a base di crostacei, ai molluschi e ai prodotti a base di molluschi e agli acari della polvere. Quindi, quando andate a leggere sull'etichetta questo, rimettete il prodotto sullo scaffale. Per maggiori info trovate anche il link No Geoingegneria, da cui ho tratto quanto visto. Buone cose a tutti e a tutte.